Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme il bianco mangiare alle mandorle, un dolce diffuso in tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia e in Sardegna. È davvero facilissimo da preparare, ha una consistenza vellutata e cremosa che vi conquisterà subito. Dai, iniziamo a prepararlo! Iniziamo la preparazione versando il latte di mandorle all'interno di un pentolino. Ne lasceremo da parte una piccola quantità che aggiungeremo all'interno di una ciotola. A questa infatti aggiungeremo l'amido di mais e mescoliamo quindi con una frusta, così da far sciogliere per bene l'amido ed ottenere un composto liscio e senza grumi. Il nostro latte di mandorla è appena tiepido, quindi possiamo aggiungere gli altri ingredienti, quindi sia questo composto di latte di mandorla e amido di mais che abbiamo appena preparato, ma anche lo zucchero. Io in questo caso sto utilizzando un latte di mandorla già dolce, quindi aggiungerò solo 50 g di zucchero. Se invece state utilizzando il latte di mandorla non dolcificato, aggiungete 100 g di zucchero. Versiamo quindi lo zucchero, il composto di latte e amido e facciamo andare a fiamma media mescolando costantemente con una frusta. E aggiungiamo ora un cucchiaino di estratto di vaniglia. Continuiamo quindi a mescolare. Io in questo caso ho aggiunto dell'estratto di vaniglia, però volendo potreste sostituire questo ingrediente o aggiungere oltre all'estratto anche un pizzico di cannella o della scorza d'arancia o della scorza di limone, insomma in base ai vostri gusti. Ora non dobbiamo fare altro che far andare a fiamma media mescolando costantemente fino a quando otterremo una consistenza più densa. Quando il composto inizierà a sobbollire, possiamo spegnere la fiamma e versare il composto all'interno degli stampi per pudino. Io in questo caso sto realizzando delle monoporzioni utilizzando degli stampi per budino, ma se non li avete non preoccupatevi, potete utilizzare tranquillamente dei pirottini in alluminio o in silicone, oppure potreste creare un unico dolce utilizzando uno stampo grande da budino. A questo punto le nostre monoporzioni andranno lasciate da parte a freddare a temperatura ambiente e le metteremo poi in frigorifero per circa 4-5 ore, meglio ancora per una notte intera, soprattutto se utilizzate uno stampo più grande. Terminato il riposo in frigorifero, non resta che capovolgere lo stampo sul piatto ed estrarre il bianco mangiare. Terminato il riposo, il nostro bianco mangiare alle mandorle è pronto, non resta che decorarlo. Io aggiungerò semplicemente della granella di mandorle, ma volendo potreste utilizzare anche delle scaglie di cioccolato o delle codette colorate. Il nostro dolce ora è davvero pronto, quindi possiamo portarlo a tavola. Ora, come sempre, vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Per preparare il bianco mangiare alle mandorle serviranno 500 ml di latte di mandorla, 50 g di zucchero, 50 g di amido di mais, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Decoreremo poi con delle mandorle tritate. La trovi su tuorlorosso.it.